Mi avevano spezzato il cuore. Mai mi ero sentito così. Che fine avrebbero fatto i miei compagni? Li avrei più rivisti? Dove sarei finito io? Volevo sprofondare nelle coperte, rimanere così per sempre. Non bisogna disturbare la gatta, perché vedi, se la lasciamo fare si è addormentata, perché ha detto che di lasciarla ferma, che non si muova, no? Che c'ha la ferita. Di lasciarla ferma, io ho detto qua almeno 4 ore, no? Se lei non ci vede dorme, senza farci vedere, perché sennò non viene fuori. Posso chiudere? I miei genitori cercarono di parlarne il meno possibile. Ma quella sera presero una decisione. Mi avrebbero mandato per 2 settimane in casa di alcuni loro amici, che avevano anche dei figli della mia età. Abitavano fuori città, in campagna, in un'altra dimensione. Questo mi avrebbe fatto bene, dissero. Non obiettai in alcun modo. Volevo sentirmi passivo in tutto. Partii con la corriera la mattina presto. Da sempre mi piacevano i momenti di trasporto. Prendere l'autobus, un taxi per la stazione, un viaggio in aereo. Perché in quei momenti non devi fare niente, solo stare seduto e aspettare. In quel momento è quello il tuo compito. Ed è un momento pieno di tranquillità. Puoi pensare a quello che vuoi. Pian piano abbandonai le case per entrare nell'aperta campagna.
mi avvicinavo sempre più. Delle case completamente circondate da boschi e campi. Un puntino in un deserto. Un po' di paura.